la birra scura più premiata del mondo si produce, pensate, in Italia, più precisamente vicino a Potenza. Dalla terra dei briganti al regno di Sua Maestà Elisabetta. Al retrogusto dolce della Rivalsa, il sapore intenso del sacrificio, la storia di Birra Morena. E a Balvano, borgo arroccato tra le province di Potenza e Salerno, che viene prodotta la scura migliore al mondo. A Londra si è aggiudicata il podio nel World Beer Award. La scommessa di una famiglia di imprenditori che contro ogni previsione ha puntato tutto sul chilometro zero. L'artigianalità della birra permette di esprimere al meglio la propria professionalità. È bello produrre birre artigianali perché si può mettere la propria competenza in atto. Io credo nella Basilicata. Dall'acqua al malto alla manodopera, qui, al di là di ogni luogo comune, tutto è made in Basilicata. Una grande Basilicata. Una regione che sotto l'aspetto della depressione e della disoccupazione giovanile non ha niente da invidiare a Puglia, Sicilia, Campania e Calabria. Noi siamo nel sud, qua lavoro non ce n'è. Con questo lavoro io sono riuscito a crescere una famiglia e sono felice. Signor Domenico, dove ci troviamo? In cantina di fermentazione. Qui che cosa succede alla birra? E qui avviene la fermentazione della birra, dove la birra viene messa a fermentare e dopo che ha fermentato questa birra viene trasferita in cantina di stagionatura. I viaggi in giro per l'Europa, i continui confronti, le notti passate a studiare gli abbigliamenti migliori. Quello per la birra artigianale è un amore sbocciato a scapito dei grandi numeri. C'è un team di degustazione sia interno che esterno, tutte le birre vengono più volte assaggiate prima di essere validate. E grazie ad aziende come questa, oltre 1000 nel nostro paese, che la birra è riuscita a conquistare il palato degli italiani. Prima di parlare di birra devo degustare le birre, perché non si parla solo di un prodotto ma di tantissime con vari aromi, quindi quando ho una conoscenza di quel prodotto posso tranquillamente abbinarla o utilizzarla in cucina. Un dessert tutto lucano composto da pistacchio di Stigliano, arance del Metapontino e cremoso al cioccolato fondente, il tutto accompagnato da delle arance e una gelatina birra e lamponi. Mi manca se non vengo a lavorare, la birreria mi manca. È una soddisfazione enorme. È la sua vita. È la mia vita, sì, bravo.